Cari appassionati di design del Tiguglio Design District, benvenuti! Qui è Tommaso di Nautic Experience che vi parla. Oggi intervistiamo Gabriele Natale, CEO di Moi Composites. Ciao Gabriele. Ciao Tommaso. Benvenuto in questa intervista. Iniziamo subito, ok? Prima domanda. Come nasce la Moi Composites? Quali sono stati i primi passi e soprattutto che obiettivi vi siete prefissati all'inizio? Sì. Allora, Moi nasce nel 2018 a seguito di una ricerca accademica sul tema stampa 3D e materiali compositi. Nasce all'interno del Più Lab, che è il primo laboratorio di stampa 3D del Politecnico di Milano. Da me, la professoressa Marinella Levi e Michele Tonizzo. Abbiamo iniziato a lavorare su questo tipo di tecnologia nel 2015, quindi i primi passi sono stati mossi in realtà poco prima. E da lì poi è scaturito il primo brevetto che va a coprire questo tipo di tecnologia, che è una sorta di stampante 3D, come potete vedere, robotizzata, che è in grado di depositare materiali compositi a fibra continua con matrici termoenduranti, quindi resina. Okay. Gli obiettivi sono sicuramente l'industrializzazione di questa macchina, che ad oggi si trova ad uno stadio prototipale, se vogliamo, quindi industrializzazione delle tre componenti che permettono ad un processo di stampa 3D o comunque di deposizione di materiale utilizzando tecnologie CAD/CAM di funzionare. Quindi stiamo parlando dell'hardware, ovviamente, della parte software che gestisce la deposizione e i percorsi macchina, e i materiali, che sono materiali appositamente progettati per questo tipo di tecnologia. Sicuramente parliamo di un'azienda molto coraggiosa e ambiziosa, ma quali sono state le difficoltà nel percorso? Come sempre, quando si tratta di fare innovazione, muovere le pedine giuste e soprattutto quando i fondi per la ricerca sono pochi, bisogna saper muovere appunto le giuste pedine. Avrei una lista di 20 pagine di difficoltà, però diciamo il punto principale, il punto cardine è trovare le persone che ti aiutino in questo percorso. Quindi sicuramente trovare un team come quello che stiamo cercando di mettere in piedi in Moi, quindi con competenze multidisciplinari che spaziano dalla meccatronica all'ingegneria dell'automazione fino all'ingegneria dei materiali, è stata una delle parti molto, molto complesse da mettere in piedi. Anche perché comunque si tratta di lavori molto molto specifici. Assolutamente sì, e non hai un background di riferimento, quindi c'è tutto da inventare, e tanti errori da fare, e noi fino ad oggi abbiamo lavorato in un'ottica learning by doing. Facciamo, proviamo, non funziona, rifacciamo, riproviamo e andiamo avanti. Siamo rimasti molto colpiti dal progetto Mambo. Qual è il concept che sta dietro a questa imbarcazione e soprattutto perché è così innovativa? Allora, Mambo sta innanzitutto per Motor Additive Manufacturing Boat ed è una barca che prende ispirazione come carena dall'arcidiavolo di Renato Sonni Levi. Poi su quella carena ci siamo divertiti a creare queste forme che richiamano un po' le onde del mare, perché abbiamo fatto un ragionamento di base, abbiamo detto: ma noi abbiamo una tecnologia che potenzialmente ci dà la possibilità di creare qualsiasi forma, perché dovrei limitarmi a creare una copia di una barca normale? Quindi Mambo è stata un po', passatemi il termine, estremizzata come design, ma lo abbiamo fatto con uno scopo, che era quello di dimostrare ad architetti, designer, ingegneri navali che non si hanno limiti all'immaginazione. Quindi
abbiamo, insomma, disegnando Mambo, abbiamo fatto tabula rasa di tutte quelle che sono le regole del design for manufacturing tradizionale. Infatti Mambo non ha una divisione scafo coperta, non abbiamo mai pensato agli angoli di sformo, piuttosto che ci sono sottosquadri, ce ne sono tantissimi in Mambo. Non abbiamo proprio avuto limiti a quello che era il concept iniziale. Ed è bellissimo perché ti apre la possibilità di disegnare qualsiasi forma, qualsiasi design, non che non si faccia oggi, ma molto spesso poi questi designer che schizzano queste forme, soprattutto nel mondo della nautica, si scontrano poi con quelli che sono i problemi o magari i costi di produzione, e quindi questi nuovi esemplari molto spesso restano dei rendering per sempre. Quindi con Mambo noi volevamo lanciare questo messaggio e spero, insomma, ci siamo riusciti in qualche modo. Sicuramente. Parlaci un po' di più di come è stata prodotta, insomma, del lato tecnico. Allora, Mambo è stata realizzata in sezioni perché ad oggi la startup non ha a disposizione dei bracci robotici che coprirebbero l'intera area di lavoro per stampare Mambo in one shot. Mambo è comunque una barca di 6 metri e mezzo, al vaglio massimo sono 2 metri e 50. Di conseguenza abbiamo realizzato diverse sezioni che poi sono state assemblate e rifinite all'interno di un cantiere, e una volta fatta l'assembly di queste macro sezioni è stato poi applicato ovviamente il gelcoat, essendo comunque una barca che è in grado di navigare, ed è stata rifinita con una vernice metallizzata che è blu Snapper Rocks. Sì, questo blu molto... molto vistoso. Cangiante, esatto, esatto. Concludiamo l'intervista con la nostra solita domanda provocatoria. Che cos'è per te il design e soprattutto hai un messaggio per i giovani designer? Sicuramente il design per me è un modo di approcciare non solo il lavoro, ma in generale approcciare alla vita. Cioè, un designer approccia qualsiasi tema con l'approccio tipico del design. Io sono un po' vecchia scuola su questo, nel senso che per me la forma segue la funzione, ti direi, è uno status importante. Anche in Mambo in realtà abbiamo cercato di ricreare o di portare avanti questo statement, perché ad esempio la plancia si integra e fa parte della murata. Certo. Quindi per me, diciamo, questo è uno dei capisaldi del design. Come messaggio, io ovviamente sono appassionato di tecnologia e credo che nel futuro i designer dovrebbero essere sempre più, passami il termine, 4.0. Quindi il mio messaggio è: appassionatevi al digitale, appassionatevi alle nuove tecnologie. Grazie Gabriele, per questa intervista è tutto. Grazie a te Tommaso e grazie a tutti gli amici del Tiguglio Design District. Da Moi Composites è tutto. Alla prossima!